Allora ragazzi, prima di presentarvi una persona, vi voglio leggere, sai che oggi ha colpito molto, Davide, quasi tutto il mondo, dicono, no? Questa foto drammatica di padre e figlio quasi abbracciati sul Rio Grande. Morti, ha ricordato, no? L'altra morti. Foto dell'altra morte terribile del bambino. Sì, sono guatemaltechi che... se non sbaglio, no? Cioè... del Guatemala. Comunque il problema è questo. Ti leggo quello che ha scritto un famoso ex calciatore italiano, chiamasi Claudio Marchisio, giocatore che ha giocato tanti anni nella Juventus e non solo. No, ma ti leggo quello che ha scritto, perché è abbastanza incredibile. La verità ci costringe a fare i conti con le nostre responsabilità. Fino a qui, vabbè. Ci raggiunge con immagini che abbattono quei muri con cui cerchiamo di proteggerci. Ma da cosa cazzo ci proteggiamo? Fino a quando pensiamo di poter tollerare che qualcuno permetta tutto ciò anche a nome nostro? Ora io mi voglio soffermare sulla frase "ma da cosa cazzo ci proteggiamo?". Perché il problema, l'equivoco è proprio questo. Cioè qui abbiamo un signore, un calciatore molto famoso, molto ricco, ex calciatore ormai, che grazie al fatto che ci proteggiamo, questo signore, grazie al fatto che ci sono stati che si proteggono, ha fatto il calciatore guadagnando un sacco di soldi fino all'altro giorno. Soprattutto ha giocato in un paese che chiamasi Russia, dove ha guadagnato anche qui un cospicuo, diciamo, no? Un cospicuo. Quanto ha guadagnato, però non vuol dire niente. Tantissimo denaro. Ma rispetto alla battaglia che fai, uno dei paesi non che c'entra. Si protegge di più in assoluto. E che se tu provi ad avvicinarti alle coste russe, ma è una sua idea, ti però, sparano con i cannoni. Ma indipendentemente da quello che ha guadagnato, no, lui e dove ha lavorato. No, amico, non è che se lavori in Russia, guadagni un sacco di soldi, la Russia diventa, cioè non ci dobbiamo proteggere adesso. Da cosa cazzo ci proteggiamo? I confini esistono, allora, ci proteggiamo non perché avere esistono. Un'opinione indipendentemente da quanto ha guadagnato, dal lavoro che ha fatto. Ma bisogna avere un minimo di coerenza nella vita, no? E dai. Perché? Cioè, quindi uno che ha fatto il calciatore, no, non può dire ma non è questo. Accettiamo ma i rifugiati. Ha potuto giocare e ha potuto guadagnare perché esistono gli stati che ma si proteggono. Guarda quanto esistono gli stati voi, che si proteggono. C'è uno che guadagna tanto, dai, deve per forza dire che gli immigrati devono stare buttati a mare. Ma che ragionamento è? Mario Giordano con noi, buonasera. Ecco un altro buono. Buonasera, ma se non esistono non proteggono gli stati, non esistono più. Cioè vogliamo gli stati. Proteggono, non ti preoccupare. Esistono per proteggere, altrimenti io rispetto chi dice basta, abbattiamo gli stati. Non ma nessuno vuole abbattere gli stati, ma cosa dici? No, ma ha ragione Giordano. Andare dove vuoi, dove ma non andare. Chiunque, 42 persone vengono qua, vengono identificate. Perché io do a un ente la possibilità di arrestarmi? Perché io do allo Stato le mie tasse, quello che guadagno, con un unico scopo. Lo Stato studia, nasce per quello, per dipendere. Da Hobbes in poi è così. Se lo Stato non mi protegge, non deve esistere. Viene abbattuto immediatamente. Infatti, esatto, sono d'accordo con te. Io non ho capito una cosa. Se uno Stato decide, lo Stato nazione nasce con Hobbes. Siamo d'accordo con te. Se uno Stato dice tu non entri e tu violi quell'ordine, nessuno sta dicendo questo. Però qui c'è un piccolo dettaglio diverso. Siamo di fronte a una nave. Una nave non di pirati o di assassini o di questo terroristi. Non possiamo saperlo. Una nave irregolare. Ora, su questa nave, su questa nave sono saliti ora testé a bordo degli uomini della Guardia di Finanza che stanno giustamente identificando l'equipaggio e i richiedenti asilo. Queste persone vanno prese, fatte sbarcare, identificate e poi si agisce di conseguenza. Tutto qua, amici cari. Ora, il ricco Mario Giordano e il ricco Giuseppe Cruciani mi stanno dicendo che queste persone andrebbero bombardate. Io penso che queste persone vanno fatte scendere, dopodiché la nave va affondata. Ma che bisogno c'è di bombardarla? C'è bisogno che chi ha fatto quest'atto illegale di pirateria, la tieni sotto sequestro, violando se le mai. Leggi dello Stato. Ma la tieni sotto sequestro? Non la affondi e quella signora, la capitana, va arrestata perché ha fatto un questo, atto. Lei lo sa che rischia? Fa un atto di disobbedienza civile. Si chiama disobbedienza civile. Io mi stupisco di come tu non faccia capire che queste persone usano gli immigrati per scopi ma politici.
Ma perché si candida? Ma cosa fa? Cosa si candida? Cosa fa dalla vostra parte, Carola? Li potevo portare in Tunisia. In Tunisia ci Tunisia non è un porto sicuro, però. Ma non è un porto sicuro, no, come no? Per loro. Ma sei impazzito. C'è uno ma da fare il vai tu vai in Tunisia in vacanza, ma il no, governo tunisino, mai beh, ma fai male perché andrai a Cortina sicuro. Tu, andrai il a Cortina sicuro. Evidentemente, no, andrai a Courmayeur, a Courma andrai, a Courma, a Courma, a Forte dei Marmi andrai, a Forte dei Marmi. No, io non vado a Forte dei Marmi. Non vado, caro, lavoro con allora, te ragazzi, che posso stai. Chiedere una cosa a Maria Giordana? Ma non c'è questa. Nulla di male andare in vacanza a Forte dei Marmi. È praticamente un atto di guerra. La tua amica Sant'Anche va in vacanza a Forte dei Marmi. C'è nulla poteva, di male. Poteva attraccare in Tunisia, poteva attraccare dappertutto. Se 14 giorni che sta nel Mediterraneo è perché ostinatamente, volutamente, usando gli immigrati come ostaggi, come scudi umani, chiaro, dai, si vuole fare un'azione politica contro l'Italia, punto. E per questo non sono. Dov'è il pericolo eversi? Ma infatti lo sa, lei l'ha detto chiaramente. È praticamente un atto di guerra, secondo te. Visto? Io dico una ma cosa. Ma un atto io... di guerra, come si fa a usare sì, un paradosso simile? Ma scusa, ma un atto di guerra, ma sai cos'è un atto di guerra? Perché non studi un atto di guerra? Che cos'è un atto di guerra? Ma se uno Stato sovrano cioè, ti allora dice bisogna usare il codice militare, se secondo Mario Giordano. Se tu di fronte a una. Di fronte ma cos'è un atto di guerra? Scusami, mi dite cos'è un atto di guerra? Io ti ripeto per l'ennesima volta. Me lo dite cos'è un atto di guerra? Se tu vai di fronte agli Stati Uniti con una nave e ti dicono no, non entri e tu entri, cosa cazzo succede poi? Arrivano con i cacciabombardieri, ti circondano e ti portano via. Come minimo, come minimo. Se pensano che sia in pericolo la sicurezza nazionale, sparano e se ne fottono. Allora. Non dico che bisogna farlo, ma questo succede. No, state dicendo di farlo in realtà. E non ditelo. Siamo fascisti, siamo normali. Ditelo, ma siamo nessuno persone ha usato normali. La parola fascisti, state calmi. In tutti i paesi del mondo, in tutti nessuno paesi l'ha usata del mondo, la parola fascisti. Se uno non può entrare in un paese, non entra. E le, queste persone non entrano. Scusami, punto. Però la logica, queste persone qua vengono, sbarcano, vengono identificati, non vuol dire che rimangono nel nostro paese. Ma se uno ti paese. Dice che non devi perché sbarcare, non capite un cazzo? Perché non capite un cazzo? Vengono identificati, vengono identificati a terra. Mamma mia, ragazzi, non hai capito la differenza. Stai. Aiutando i trafficanti io, di clandestini. Quindi quel comandante di quella nave è un trafficante di clandestini. Stai dicendo questo? Mario Giordano che guadagna mezzo milione al mese, non lo l'anno, non lo so, c'entra con l'elite 400.000 euro al mese all'anno. Non sono marchette e prestazioni. E che vuol dire? E perché? E perché vai? E che marchetta sarebbe, scusa? E che marchetta sarebbe, scusa? Condurre un dibattito, che marchetta sarebbe? Con gli imprenditori? Con gli imprenditori? Con gli imprenditori? Tu non lavori con gli imprenditori? No, io non lavoro con gli imprenditori. Cioè fare delle interviste ai leader politici e quant'altro sono marchette. Non capisci, non capisci. Quanto guadagna Mario Giordano all'anno? Il difensore del popolo, quanto guadagna all'anno? Perché non ci dici quanto guadagna all'anno? Per trasparenza. Ma che ci quanto guadagna all'anno? Diccelo. È un'azienda privata. No, perché siccome c'è sempre questa idea di fermatevi un attimo. Allora, scusate, fermatevi un attimo. Allora, l'argomento del ricco Giordano, però, Davide, l'hai introdotto tu. Perché qui stiamo parlando di un argomento che sono quello che è quello delle viene navi, sempre della... utilizzato le ricche elite. Ma e che quando c'entra? Adesso Saviano, stiamo parlando di una nave che entra. Rolex è quello. Ma stiamo parlando con di una queste stronzate. Ma nessuno sta allora, parlando ho di questo legittimamente. Ma non c'entra quanto niente. Guadagna ma non il difensore del popolo Mario Giordano. È una domanda legittima. Mi pare, o mi sbaglio? Ma se siete voi che ogni giorno dite Saviano, e quello c'ha Rolex, e quello c'ha Rolex, Saviano. No, guarda che sei tu. No, guarda che io l'argomento te l'ho detto. Io l'argomento te l'ho detto. Mario, scusa un attimo, Mario. Ma non vuole dirci la quanto foto, guadagna, la è segreto di Stato. Segreto ma di ma Stato quanto dire, guadagna. Ma perché ti deve dire quanto guadagna? Perché ma che siccome c'entra? Voi siete i primi a dire che la cosa? Sinistra. Ma stiamo parlando della Sea Watch, Davide. Ogni giorno. Ma perché come si permette stiamo parlando della Sea Watch? Lui che guadagna tanti soldi. Perché non è sulla nave? Diteci quanto guadagna Mario Giordano. Scusami, Veronesi, perché non è sulla nave? Diteci quanto guadagna Mario Giordano. Mario, vuoi rispondere? Ditecelo. Mario, rispondi. Ditecelo.
Non sai più che cazzo dire. Allora non usate più l'argomento degli scrittori ricchi di sinistra. Non usatelo. Non usatelo. Perché siete ricchi più. Siete ricchi più di loro. Più di loro. Più di loro. Fomentando l'odio. Siete ricchi più. Facendo soldi. Dicendo che gli immigrati vanno bombardati. Stai dimostrando in questo modo di non avere un cazzo di argomento. No, no, ce l'ho e come? Perché ti ho detto che devono sbarcare, poi ti ho fatto una domanda normale, ti ho fatto una domanda normale, più del tuo sicuramente, più del tuo sicuramente, più del tuo sicuramente, ma finisce là. Ti mando la foto se vuoi, così ti impressioni un po'. Però siccome usate sempre questo argomento, io ti ho detto come la penso. Io penso che debbano sbarcare ed essere identificati. Tutto qua. Ho detto questo. Favoreggiamento del traffico clandestini e si rende complice delle morti in mare. Questo sostengo. Dire che si rendono complici delle morti in mare è una cazzata, perché infatti quelle persone sono salve, per fortuna, su una nave, non su una carretta del mare. Ragazzi, fermi tutti che abbiamo la pubblicità. Fermi, fermi. Amici miei carissimi, siete in ascolto, la pubblicità, la pubblicità. Lo scorso anno oltre 190. Allora, uscendo fuori dalla querelle su quanto guadagna Mario Giordano, no, che oggettivamente non c'entra un cazzo in questa discussione, David. No? Oggettivamente, se uno vuole adesso dirlo, lo difendi, perché no? No, non sto difendendo, sto dicendo perché siete sempre i primi a dire come mai gli intellettuali. Ma non voglio tornare su questa cosa. Ma gli intellettuali che vanno a Capalbio, difendono i migranti, intellettuali pagati tanti soldi. Ma ci sono giornalisti pagati tanti soldi per dire queste cose che dice Giordano. Possiamo sapere quanto guadagna? Ma che te ne frega? Per dire che le navi vanno affondate? Possiamo saperlo? Niente. O le provocazioni vengono solo dalla vostra parte. No. Uso le vostre stesse armi ora. Non c'è niente da fare. Uso le vostre armi. Diremo la stessa cosa quando sbeffeggerete Gad Lerner, Saviano e quant'altro. Siccome lo hai fatto ogni giorno criticando Saviano, gli scrittori, Capalbi, tutti stereotipi, stereotipi. Di una cosa concreta, e tu non contro la Murgia, gli scrittori denigrando quelli che la pensano così, tanto non se ne esce. Mi sfugge che non stavamo parlando né vabbè. Di Saviano né della Murgia, stavamo parlando di una nave che ho usato lo stesso stereotipo che usate voi, no, lo stesso è legittimo sapere quanto un giornalista di destra, quanto un giornalista di destra viene pagato, si può sapere o no? Voi mi dite che sarei io sarei di sinistra, secondo voi, scusa. Scusami, io sarei di sinistra. Posso sapere un giornalista di destra quanto è pagato? Posso sapere quanto è pagato un giornalista di destra? Non si può, non si può sapere. Non si può. Lui che va a fare i conti in tasca ai politici non ci fa sapere quanto guadagna. Benissimo, evviva. Mario Giordano, che scrive i libri su quanto guadagna la casta, i politici non ci dice quanto guadagna. E lo difendi pure. Voglio sapere quanto guadagna l'uomo degli scandali. Mario, esci da questa cosa dicendo guadagno tanti soldi. Guadagno tanti soldi. No, ma non aiutare. Purtroppo non ha ragione, per non è vero che guadagna tanti soldi. Quanto guadagni? Quanto guadagni? Il giusto, anche secondo me guadagni il giusto. Quanto? Dicelo. Forza, quanto? Non vergognarti della ricchezza di come li hai fatti. Perché li hai fatti parlando di queste cose. Non vi vergognate, uso gli stessi argomenti vostri. Uso gli stessi argomenti vostri ormai. Vi ho capito. Siete così. No, uso la vostra tecnica di guerriglia. Da chi? Da chi? Da chi? Ma da chi? Ma da chi sarei raccomandato? Da chi? Ma da chi cazzo sarei raccomandato? Ma da chi? E allora ti querelo, spiega.
spiegaglielo, Cruciani. Spiegaglielo. Cruciani, spiegaglielo. Spiegaglielo tu. Allora, spiegaglielo tu. Non è raccomandato, non è figlio di papà. Però posso dire qualcosa? Posso dire una cosa? Allora, spiegaglielo tu, perché se no lo querello. Se non chiedi scusa, ti querello. Perché sei uno stronzo. Se non chiedi scusa, ragazzi, fermi un attimo. Allora, non è né raccomandato. Se non è né raccomandato, né figlio di papà. Io non sono ricco, va bene? Benissimo, io non sono tranquillo. Ricco, allora, okay? Non è né raccomandato né figlio di papà. Sto pagando il mutuo, punto. Allora, ti posso chiedere una cosa, Mario? Davide, torna un attimo. Abbiamo chiarito questa cosa. Davide, torna un attimo, che ti sto vedendo. Davide, torna, che non c'è. Non è il caso di fare ste buffonate, perché non c'entra un cazzo. Cioè, abbiamo. Ho parlato. Davide, che stai facendo? Cioè, ho detto, non sei né raccomandato né figlio di papà. Prenditela con lui, ma che vuoi da me? Cioè, che cosa vuoi da me? Torna al microfono, ma che stai facendo? Ma torna, ma che stai facendo? Ma che cosa? Ma che vuoi? È impazzito completamente, se n'è andato. Vabbè. Che devi fare? Ciao Mario. Ciao Mario. Ciao. Claudio da Roma, vai Claudio, dimmi. Mi spiace che se n'è andato, perché volevo parlare proprio a Lorenzo. È fatto così, adesso tornerà, dai. No, io voglio dire una cosa col cuore, cioè che io non condivido nulla di quello che dice lui, però se un giorno qualcuno, compreso Salvini che ho votato, dovesse impedirgli di parlare, sono disposto pure a fare una guerra. Cioè, ma nessuno vuole impedire adesso lui in ma poi non capisco cosa cazzo significa, tanto sta lì, non capisco cosa cazzo significa andarsene da una trasmissione quando Giordano ha detto una cosa che non è vera, che è raccomandato il figlio di papà, ma è chiaro che non è così, cioè io lo so che non è così, cioè dopodiché lo contesta, punto e basta. Ma che cazzo vuole da me? Io non c'entro un cazzo. Io apparenza avrei detto che di fronte all'evidenza, cioè l'evidenza di cosa ha fatto questa capitana, cioè ha rischiato 42 vite, perché se tu incontri un naufrago in mare te ne freghi di arrivare fino a lì, vai al porto più sicuro, le lasci lì ed è la Tunisia. Se invece il tuo scopo è fare immigrazione in Europa, va bene, perché sei da casa, perché lo vuoi fare, vai a Malta. Se invece rompere i coglioni a Salvini, vieni a Lampedusa. Questo è quello che ha fatto, e di fronte a questo Lorenzo non può negarlo, anche se ha idee opposte a tutti gli altri. Allora adesso non si spara, si fanno scendere senza dire niente a nessuno, se servono i soldi sono disposto a cacciare la mia quota, si caricano su un aereo insieme al capitano olandese, si fa un bel volo fino a Amsterdam e si lasciano lì. E voglio vedere se non lo circondano gli olandesi l'aereo, perché lo circondano. La guerra, e Parenzo, c'è un tizio, Trump, che per aver abbattuto un drone sul territorio iraniano, gli sta minacciando di bombardarli. Noi siamo ma adesso lasciamo perdere la sinistra o no, Claudio, il punto fondamentale, quello che ho detto io all'inizio della trasmissione. Io sono andato a votare, non sono né di destra né di sinistra, ho votato Salvini perché sta storia deve finire. Sì, vabbè, va benissimo, ma io ti posso anche. Sì, che non faccio entrare questi qua. No, che deve finire, lui l'unico modo che ha è questo, se no continueranno fino a domani. È possibile che Parenzo non capisce una cosa del genere? Non è possibile, è troppo intelligente, è di sinistra, ma non è mica scelto. Lui è favorevole al fatto che questi qua entrino, che vengano accolti e che vengano poi distribuiti, ma il problema è che è una questione di principio. Ma figurati che se ne frega dei 40, sono stati 10 anni a fare questo. E oggi devono capire che qui la democrazia ha deciso che il governo ha cambiato. Le persone sono andate a votare e Salvini non l'hanno votato perché sono nazisti. Non è che ce l'hanno immigrati, mia figlia va a scuola con un bambino, ma figurati se domani un bambino, non so nemmeno da dove viene, ma è lì, lo vedo tutti i giorni, parlo con la madre, se domani gli manca da mangiare, metto mano al portafoglio. Io non sono razzista, ma sono stata dei finiti. E ho votato, la democrazia serve a questo. C'è un ministro e adesso deve andare fino in fondo, se no la prossima volta io ne voto un altro. Punto, finito. Adriano, provincia di Salerno. No, ma io capisco, tu hai votato un governo per fare una cosa e ti fanno passare come uno sporco razzista che vuole affondare gli immigrati in mare e lasciarli morire, ma non è così evidentemente. Adriano, provincia di Salerno, dai. Ciao Beppe, provincia di Salerno, Salerno Comune, Salerno Centro. Ascolta, io una volta che riesco a parlare in radio mi sono parlato con Giordano, sinceramente, dopo quelle cazzate che si è messo a dire lui, le cazzate che dice Parenzo e poi se ne va via, che sinceramente volevo parlare anche con Parenzo. Mi sembra proprio un peccato. Comunque, se permetti, volevo fare una considerazione. Mi senti, Cruciani? Sì, ti sto sentendo, dimmi. No, sto parlando con Davide, gli sto dicendo, adesso se n'è andato, è in strada lì a Roma, cioè in strada sotto la radio. Gli sto dicendo, torna su perché io non c'entro un cazzo e questa trasmissione, i tuoi ascoltatori, non c'entrano un cazzo col vostro litigio. Gliene dette di tutti i colori anche tu. Lui ti ha detto quelle cose, secondo me ha sbagliato perché ti ha detto raccomandate figlio di papà, mentre non è così, perché anche Davide si è fatto dal basso, anche lui si è fatto dal basso,
l'abbiamo detto più volte, non è che sto dicendo una cosa per farlo tornare, se non vuole tornare non torna, che cazzo devo fare, non è che sta a Roma, non è che la posso ripigliare con la, no, con la a forza. No, ma è stata una parentesi terribile, Cruciani, scusami se te lo dico, quei 10 minuti non si è capito un cazzo della trasmissione. Sì, vabbè, ma cioè, questo fa parte della zanzara, il litigio fra due persone fa parte della zanzara, si sovrappongono eccetera, non è questo il punto fondamentale è uno, che lui ha attaccato Giordano sul fatto che secondo lui è ricco, dovrebbe dire quanto guadagna, lui ha detto non c'entra un cazzo, in questo caso secondo me aveva ragione Giordano, non c'entra un cazzo quanto guadagna, e l'altro però a un certo punto gli ha dato del raccomandato, adesso sto facendo la cronistoria di quello che è successo, del raccomandato del figlio di papà, che non c'entra un cazzo perché è falso, perché non è così, perché non è né raccomandato né figlio di papà, se lui guadagna e oggi fa quello che fa è perché, perché se le guadagnate le cose e partendo dal basso senza alcuna raccomandazione né politica né imprenditoriale, questo lo posso testimoniare ragazzi, io con le persone paraculate non ci ho mai lavorato in vita mia, mi piacciono le persone che si sono fatte dal basso tutte, sì, telese, in questa trasmissione ci sono state persone che non hanno mai avuto canali privilegiati rispetto agli altri, cioè questo è chiaro e deve essere chiaro a tutti, poi uno deve essere attaccato per le idee, per quello che dice eccetera, ma non c'entro un cazzo né raccomandato né come questo, cioè, ragazzi, ma l'abbiamo sempre detto, non c'è bisogno, e ha sbagliato Giordano a dirlo prima però sulla ricchezza di Giordano aveva ragione Giordano, punto, dai. Sì, però Parenzo voleva dire, caro Giordano, tu parli così perché sei in una posizione privilegiata, ma prova a nascere in Sudan e trovarti magari in una zona remota di un paese dell'Africa con il solo desiderio di emanciparti da quella situazione, ed è tutta un'altra cosa. Secondo ma che me c'entra, scusa, che c'entra? Però se poi non riuscite a parlare, è perché sì, perché è facile esprimere giudizi quando sei comunque in un paese dove hai tutto fondamentalmente, un paese benestante, perché per quanto ma non ci possiamo mettere sul groppone i disastri del mondo, cioè, non sto dicendo quello, sto dicendo ma dovremmo far entrare tutti, non è che ci possiamo dire quello è disperato, lo dobbiamo accogliere per forza, dai ragazzi, ma dove stiamo? Ma ogni paese ha le sue regole. Non di carattere, diciamo, di carattere più oggettivo. Vabbè, Massimo da Pavia, dai, Massimo da Pavia, dai. Oh, sei stato 4 minuti, che vuoi? Massimo, dimmi. Allora, ragazzi, è andata così. Io faccio solo queste precisazioni. Oggi sembro un notaio. Il notaio sembra incredibile, ma sembra un notaio. Allora, precisazione numero 1. Parenzo non è né raccomandato né figlio di papà, e terzo non fa marchette, fa dei lavori come ogni tanto faccio io, molto meno, ma semplicemente perché sono più occupati in altre cose, di moderazione di convegni che sono naturalmente retribuiti, perché è ovvio che sono delle prestazioni professionali, le avrà fatte anche Giordano sicuramente. Queste sono le cose che volevo dire. Dopodiché chiedere a Giordano quanto guadagna è ridicolo, se uno lo vuole dire lo vuole dire, se non lo vuole dire non lo vuole dire, non è che quanto guadagna Giordano svilisce oppure aumenta la considerazione di cioè la considerazione sulle cose che dice Giordano. Non c'entra un cazzo, quando uno utilizza la questione radical chic lo dice semplicemente perché ci sono delle persone che uno pensa che sono tranquille nei loro agi e dunque si permettono di dire che bisogna aiutare i migranti. Giusto o sbagliato, questa è la definizione di radical chic. Punto e basta. Gianni da Roma, dai, Gianni. Gianni. Questa trasmissione non capisco come Radio 24 la tenga ancora in piedi. Ma voi è sicuro che siete giornalisti? In che senso? Scusa, è arrivato il professore qua. È arrivato il professore. È arrivato il professore Gianni da Roma. A parte che io ce l'ho, a parte che io ce l'ho la laurea, ma questo non c'entra un cazzo. Ma io veramente non ho detto niente. Sei tu che hai esordito, sei tu che hai esordito dicendo che bisogna cancellare questa trasmissione. Cameriere, essere cameriere serve un lavoro nobile, è chiaro? Sì, sì, ma come lo fate voi, lo rendete meno nobile anche quello delle cameriere. Sì, allora, che vuoi dire? Punto, che cosa vuoi dire? Dimmi. Quello cosa che state scuttendo. E allora? E allora? Su quanto guadagna quello? Sì, stiamo litigando. E allora? Realmente pena. Benissimo. Ma dunque, come può esiste Radio Scurgola? Ma che radio è? Radio 24. Allora, però, sei stato ad ascoltare, però. Sei stato ad ascoltare. Sei stato ad ascoltare. Appunto, sei stato ad ascoltare. Ti sei incuriosito. Sei stato lì ad ascoltare. Ma qui ci sono dei giornalisti. Sì, allora? Fai parlare. E allora? Non parlare addosso alla gente. Ma io ti sto lasciando parlare perché mi fai ridere. Parlare. Mi fai ridere. Allora chiudo, stai zitto, lo dici a tua sorella. Stai zitto, lo dici a tua sorella. Stai zitto, lo dici a tua sorella, chiaro? Non sei capace a dialogare. Dimmi, dai, parla. Ma da dove l'hai preso? Veramente sto dialogando, Sei anche ricco, hanno detto. No, non sono ricco. Ma come hai fatto a fare i soldi? Da dove vengono questi soldi? Dai, Gianni, dimmi.
Stati bene, buon tardo. Sì, dimmi, dimmi, vai. Ma dimmi, che cosa vuoi? Hai detto che cosa vuoi? Stiamo litigando come serve. Poi che, ma cosa volevi dire? Tempo è prezioso. Hai detto che stiamo litigando come serve e come cameriere. Poi che cosa volevi dire dopo questo? Che cosa volevi? Ti è rimasto impresso solo questo. Ma vattene a far culo, va. Ciao. Sicuramente, con te. Franco dalla provincia di Brescia, vai. Dimmi Franco. Pronto, ciao. Dimmi Franco. Senti, io non sono un simpatizzante di Salvini né della Corte di Stato.